All'Olimpico Frosinone ha retto molto bene, poi è uscita fuori la Lazio. Sì, ha retto molto bene fino all'1-0, poi vabbè, alla fine è arrivato il 2-0 su un'occasione di contropiede dove eravamo tutti sbilanciati per cercare di pareggiare questa partita. Sì, Frosinone direi che ha fatto la sua partita, abbiamo dimostrato di esserci e contro un avversario importante di qualità maggiori alle nostre. Studiata nell'aspettare la Lazio ripartire, no? Sì, diciamo che la Lazio ha imposto un po' il suo gioco fin dall'inizio. Noi abbiamo giocato più di ripartenza, abbiamo creato le nostre occasioni così, peccato perché magari ci è mancato l'ultimo passaggio, l'ultimo tiro. Però sì, va bene. La Lazio adesso sta in zona alta di classifica, voi avete incontrato già la Roma, la Juventus. Che idea vi siete fatti di queste squadre? Com'è la Lazio rispetto alle altre? La Lazio è una... Sì, la classifica dice che la Lazio e gli Stucci sarà un motivo, penso. Sono tutte grandi squadre e ci sarà una bella lotta per il primato in questo campionato. Ma queste tre, qual è la più forte secondo te? No, non voglio rispondere, dai. Non mi va di... Quella che va stupito di più, c'è qualcuno, una delle. Tutte squadre forti. Ti dimostra magari di essere un attimo in difficoltà. Tu ci credi, magari, e poi loro ti colpiscono dopo che magari stavi te facendo il gioco. Ci è capitato spesso, però questa è la Serie A. Appena sbagli non puoi concedere niente, appena sbagli ci sono giocatori di qualità che ti puniscono. Stasera che impressione ti hanno fatto invece gli attaccanti della Lazio? Attaccanti di spessore comunque. Sia Djordjevic che Ita, poi quando è entrato direi che magari ci ha messo un po' in difficoltà perché è entrato comunque per una forza fresca, noi eravamo un po' in affanno, diciamo, stavamo correndo tanto e è stato bravo in qualche occasione a metterci in difficoltà con la sua velocità, diciamo. Senti, comunque una partita tenuta fino all'80esimo conferma che ci potete comodamente stare, no? Sì, sì, io credo che ogni partita sia veramente un'occasione per strappare qualche punto e cercare di guadagnare sulle nostre dirette concorrenti, che ovviamente non penso sia la Lazio, però è importante ogni domenica cercare di portare a casa qualcosa per ritrovarci poi dopo. Grazie.